lascia indifferenti. Se dalla massa vi sentite indipendenti, questa è la radio che suona Baiano. Dark Lifeline, questo è il jingle, saltiamo. Indifferenti, indifferenti, indifferenti. Siamo in onda, buonasera, non dovevamo andare in onda, però siamo in onda, grazie al mio tecnico che oggi non è Nino, perché Nino è ancora provato dalla febbre, però oggi ho il mio assistente da Metro Rock che è Carlo, grazie, buonasera. Ti ringrazio. Ci tengo a precisare che non è che ci volesse un tecnico per riavviare un computer. Oddio, però hai visto in che condizioni... Stai tu, proprio in che condizioni esisti. Comunque... Mi dispiace per tua madre. Mia mamma è felicissima di avermi come figlia. Ah, no, ecco da chi prima. Comunque, per punizione, il gruppo che intervisto oggi lo presenti tu. Lo devo presentare come presenti i miei gruppi di Metro Rock? Sì. Va bene ragazzi, allora, chi siete e che cazzo volete? Allora, alla seconda rispondete voi, perché che cazzo vogliamo, non lo so proprio. Chi siamo? Posso rispondere? Siamo Roberto Ormanni Quartet. Io sono Roberto Ormanni, che è la prima parte del nome. E loro sono Quartet. Loro sono Quartet. Tutti piccolini, raccolti. No, c'è Enrico Valanzuola, presentatevi da soli. Sono Enrico Valanzuola e suono la tromba. Io sono Roberto Tricarico e suono l'arpa. Io sono Marco Roccare e suono il Beggio. Oh, la batteria. No, ragazzi, so che è una brutta cosa, non vi vergognate però, non mi preoccupate. Cioè, suonare il Beggio. Cioè, Beggio e arpa. Visto che poi non c'entravo in macchina, lui suona la batteria e lui la chitarra, quindi... Per l'occasione. Partiamo un po' dalle origini. Come vi siete conosciuti e come è nato il progetto Roberto Ormanni Quartet? Ok, rispondo io. O volete dividervi le domande? No, queste domande a priori non ce l'ho mai piaciute. No, ma è difficile. Rispondere Enrico. Quando io per i miei 15 anni non c'ero, quindi ci vediamo fra un paio di anni. Infatti i primi 15 anni sembra un modo di dire, ma è vero, nel senso che io e Roberto, che è il chitarrista, ci conosciamo da quando abbiamo più o meno 5-6 anni all'incirca, e vabbè, abbiamo condiviso una crescita umana innanzitutto, e poi circa 3-4 anni fa abbiamo iniziato a suonare sui palchi di Napoli e nei dintorni, suonando le canzoni che io scrivevo, e lui mi accompagnava la chitarra, perché lui masticava più musica di me, io masticavo più parole di lui. Quindi lui in realtà mi guidava sul piano musicale, armonico, no? Non sognava niente, no, nel senso si suonava, per la gloria si suonava, però nel senso presentavamo queste canzoni io e lui. Poi dopo un po', qualche anno, è subentrato il Marco Norcaro alla batteria, percussioni, e quindi ci siamo conosciuti sul palco sostanzialmente con Marco. Loro stavano a scuola insieme, quindi queste grandi cose, questi sogni fra i banchi, facciamo una rock band, cose così, è nato così e abbiamo iniziato a suonare. Poi abbiamo girato un po' di parchi, un po' di festival, un po' di feste, un po' di sagre, un po' di queste cose qua. Non siamo fatti mancare niente. Senza mangiare, ovviamente. E poi alla fine, un anno e mezzo fa, quando è stato? Gloriosamente. Chi me l'ha fatta? Senza mangiare, anche lui, Enrico Valanzuola, alla tromba. Eccolo. Poi è arrivato veramente per scambio, cioè eravamo quattro, poi verso il bassista, un componente. E quindi siamo trovati con Roberto Ormanni Quartet in 3 il primo che abbiamo trovato al nostro. C'era un arpista veramente che giocava, era dentro qualsiasi persona. A lui l'avete trovato che cantava in un cesso. Io stavo sotto la doccia, grazie di Dio che sono arrivato a fare jazz. Ragazzi, mo non voglio farvi sciogliere, perché questa è la domanda che fa sciogliere i gruppi, però vi vedo coesi, quindi potete resistere. Vi conoscete da tanto tempo. No, però scusa, ti interrompo giusto un attimo. Dimmi. No, perché adesso ultimamente abbiamo fatto anche una prova con un bassista, quindi avremo il problema inverso. Qualcuno potrebbe quindi io non lo so. Un posto tra balla. C'è un sondaggio di chi si parla tra basso e tromba, di quale ci possiamo liberare. Chi vuoi eliminare? Secondo me sono due chitarre in undice. Vi conoscete da tanto tempo, suonate insieme da tanto tempo, quindi siete in grado di dirvi a vicenda un pregio e un difetto. Il risi scalza. difetti quanti ne vuoi, sicuramente. No, difetti sì, pregi sì. Nel senso che lui, io e lui che ci conosciamo tantissimo, è un difetto di Roberto è sicuramente
no, non, non uso un eufemismo, è la mancanza di puntualità, diciamo così. No, che però senso, no, nel senso, no, possiamo dirci pregi e difetti unici del quartet. Qual è il pregio? Lui che è un, Marco è uno fattivo. Fai una sintesi totale. Qual è il pregio? Forse è un pregio di, del gruppo in sé. E che non siamo, diciamo, forse non siamo il classico gruppo molto tecnico, cioè se tu ci vieni a vedere non è che ti facciamo spaventare, diciamo. Non siete Dream Theater. Non siamo Dream Theater, però forse lasciamo qualcosa, non lo so, anche per come siamo noi come persone, non lo so, forse chi ci viene a sentire anche per i testi di Roberto, siamo un po' più romantici, va, che... Che un difetto che non siamo in tali, questo è un pregio, un difetto è che non siamo in tali, e invece il difetto è che non siamo in tali, siamo molto sentimentali, hanno superato la prova. Ma io li volevo vedere che si scannavano tra di loro. Pure io. No, ma sicuramente è sul personale, per esempio, no, tu sì, non ti lavi troppo spesso. E su quello si può sempre rimediare. No, per esempio Roberto parla troppo. Sul palco. Sul palco. Ah sì, quindi sei sciolto sul palco. Io perché devo raccontare, mi devo esprimere, no? Già, cioè, le parole che metto nelle canzoni sono una parte di tutte quelle che poi e è poi scusso. La gente sotto al palco e fa: rotti con gli altri, inizia a cantare, vogliamo la musica, facci ballare. Loro infatti chiedo che si guardano, ma quando si suona qua, sì, quindi concerti, perciò i nostri concerti sono 1-2 ore e mezza. Cioè, ma per l'appunto, il rapporto col pubblico, con chi vi viene ad ascoltare, com'è? Il nostro pubblico in realtà io lo sembra sempre fare la frase fatta, no? E la sviolinata, però il nostro pubblico, devo dire la verità, è uno dei pubblici più belli che noi si possa desiderare, perché c'è una fetta che in realtà è anche grossa, che qualcuno ci invidia anche, no? Solo perché mi hanno detto a me, nel senso che ci segue ovunque, che sia a Napoli, che sia a Roma, ci stanno macchine che si sono organizzate che ci hanno seguito. Qui non si vede tutto il pubblico che c'è qui. Qui abbiamo le tette di fuori. Abbiamo dovuto abbiamo dovuto chiamare qualcuno della sicurezza, sì, perché sono troppi. Questi jobs. No, nel senso che il nostro pubblico è un rapporto molto forte, questo a parte di scherzi, riusciamo veramente a creare un canale, questo è una magia che si crea non sempre, ma quando riusciamo a suonare si riesce a creare, è una bellissima cosa, il pubblico riesce ad accogliere in maniera totale quello che noi cerchiamo, proviamo di raccontare, di dire, di esprimere, e noi in qualche modo ci sentiamo totalmente pervasi dalla loro energia, da voglia, calore, quello che è. E quindi in realtà il nostro ambiente naturale, per quanto mi riguarda, penso di parlare a nome di tutti, è puro in uno studio di registrazione, sì, vale il gioco di fare il disco, quello che è, ma niente può pagare il contatto anche solo visivo, il contatto fisico, ma anche il sudore, no? Queste cose anche più. No, soprattutto. No, nel senso che. No, è impagabile, nel senso che il nostro pubblico non lo ringrazieremo mai, mai abbastanza. Questo. Potremmo fare qui una lista di nomi. Tra i difetti dobbiamo dire che Roberto è un po' ruffiano, Loro suonano tanto, perché per farli venire qua, per fare questa intervista con Roberto, ci siamo messi d'accordo per circa una settimana, perché io dicevo una data, lì poi mi contattavo il giorno dopo, no guarda in questa data non ci si approviamo né un'altra, e il giorno dopo ancora, no nemmeno questa va bene, proviamo. Sono dei raccomandati. Erano già passati, erano 2 anni già che ci chiamavano. È 2 anni, certo. Finalmente dopo 2 anni. Visto che... qualcuno qui freme per vedere i risultati e poi no, farà aggiornare la pagina. Non lo stavo mica aspettando, non è ancora cominciato, cioè abbiamo due aprile. E visto minuti. Che soprattutto magari c'è qualche radioascoltatore che non conosce cosa fanno questi ragazzi, mandiamo un primo pezzo, mandiamo la ballata della cultura, che dici? Ah, la conosco, sì. E noi ci sentiamo tra poco con Indifferenti. Italiano precario, ho un contratto scoperto insicuro, a casa non porto che mezzo salario, una moglie e 2 figli lontano, una storia di strappi e ti amo, certe volte la storia è mortale, certe altre finisce, delle altre poi cade, 40 anni di sogni e fatica,
gli esami, assenze di vita, tra una cattedra, un libro di storia, un registro di alunni e il tempo che vola. Le lettere, l'istruzione, è maledetto con quelle più ingiurie verrà definito ideal sognatore. Il progresso spirituale porta un uomo lontano dal male, l'unica arma che sempre perdura è solo lo scudo della cultura. Un paese privo di sapere è un paese senza umanità, e quel paese mai più si alzerà al barbaro fango dell'inciviltà. Conoscenza, stato essenziale alla sopravvivenza. Ignoranza è fiamma d'inferno, metastasi della bellezza. Ci sono più cose se in cielo che in terra. Cosa conoscere avrà la salvezza? Yeah, yeah, yeah. Faccio un panino con quella commedia, divina lo è certo, sa se mi sfama. Un tempo credevo nel fiato dei versi, nelle promesse di certi poeti, a piena voce stonavo nel coro, volgendo il mio cuore alla mente dell'uomo. Con un grido non già masticato, strappavo e spargevo parole e pensieri, cercando giustizia ove giusto è mancato, chiedendo cultura, incassando degrado. Qui l'argomento è uno solo oggi. Forza Napoli! La cosa bellissima è, però c'è una minoranza stratosferica di tifosi, no? Almeno nel gruppo è questa la cosa divertente. Non è che, cioè, non è che siamo una minoranza, siete voi che siete strani. No, nel senso che siamo un gruppo anomalo, cioè nel senso un tifoso del Napoli. Non fumiamo. Poi nessuno fuma, nessuno si droga di cose. No, raga, un gruppo modello. Queste cose me le dovevate. Il gruppo preferito alle mamme dei nostri figli. Visto che siamo in area allegra, oggi è una puntata allegra, io parto subito con la mia rubrica per far conoscere meglio i nostri Roberto Ormagni Corte e te radioascoltatori. La vuoi annunciare tu? No. Come no? No. E che ci stai a fare? Mi hai fatto una domanda e io ho risposto no. Allora. C'è un jingle questa. No, comandavami. No, fai il jingle almeno. No. Vabbè, quindi oggi non c'è il jingle. Nino me lo fa solitamente il jingle, quindi sarai rimpiazzato. Ti sembro Nino? Sono molto più figo io. Sei anche molto più magro. Oh, Nino. Salutiamo Nino. Salutiamo Nino. Ciao, Nino. Ciao Nino. Questa rubrica si chiama Stop and Go. Ansia! Sono varie domande, botte risposta, a cui dovete rispondere uno alla volta. Sono agitatissimo, ma e può passare. Infatti, a proposito di agitazione, mano a mano che facevo questa rubrica, il mio collega Nino l'ha rinominata Ansia Go Go. Perché si parte da un livello d'ansia a base zero. C'è un cronometro, puoi andare. No, puoi andare. No, se non rispondi in tempo si autodistruggerà. Sì. Però partiamo da domande. Dai, semplici. Esatto. L'ultimo disco che avete ascoltato? Stamattina ho ascoltato in realtà il disco di Nicolò Fabbi e con Max Gazzè e Daniele Silvestri. Stamattina l'ho ascoltato. Io ho una deviazione professionale, quindi ho ascoltato Clifford Brown e CD Jazz, insomma. Perché te ne vergogni? No, ma questo sono in minoranza, questa sono una vera minoranza, insomma.
Io sento Led Zeppelin. Bravissimo. No, ma sono andato tranquillo che sta in macchina da 4 giorni. Solo che lo vuoi, sta sbagliando piano piano. No, io sto ascoltando in questo periodo gli Up Monsters and Men, non so se li conoscete, un gruppo folk finlandese. Islandese. Se ce la so, ce l'hanno fatta loro dall'Islanda. Prossima domanda. Questa è... No, però in realtà no, non è... Hai 4 per decidere poi per rispondere. La canzone di altri che avresti voluto scrivere nel caso di Roberto, per voi che avreste voluto magari comporre. Ma altri, cioè altri grandi esempi o esempi vicini a noi? Non ti voglio mettere in difficoltà, facciamo anche grandi esempi. Ah, grandi esempi, ah, sono molto divertente, piccoli esempi. Ho cambiato idea, piccoli esempi. No. Piccoli esempi che cazzo? Piccoli esempi è divertente. Piccoli esempi. Allora, piccoli esempi è una bellissima domanda. Noi nel senso siamo sempre stati convinti della... l'importanza della rete, cioè di condividere quanto più possibile con i cantautori che ti sono vicini in qualche modo nella tua città, nel tuo ambiente. Noi per esempio abbiamo, no, dove studio io musica, che con Simona De Felice e Oscar Montalbano, che è la Jam Music Factory, che sono gli studi dove abbiamo registrato anche gli ultimi video singoli. Lì sono passati anche per esempio Andrea Tartaglia, Tommaso Primo, Gennaro Davide, che poi sono tutti nomi che sono passati, infatti anche qua a Radio Baiano. E... avevi dubbi, Radio Baiano, infatti. E comunque, vabbè, nel senso che se c'è stata una grande canzone, cioè nel senso la canzone che ho sempre voluto scrivere è di... lo dico? Dillo, dai. Lo dico? No, è di Gennaro Davide, che non basta il mare. No, è la mia! Lo so, perché condivide, io non volevo rubare la tua. Però non basta il mare, cioè nel senso che lui l'ha scritta tanti anni fa, adesso l'ha inserita nell'ultimo album che è uscito l'anno scorso, ma è una canzone che ho sempre trovato di una forza e di un impatto. Vabbè, puoi sempre plagiarla. Infatti sto cercando un modo il mare. No, vabbè, sì. Questo è un piccolo esempio, però è il più bello piccolo esempio forse. Vai, piccolo, sì. Piccolo. No, io non vorrei disturbare i grandi dell'Olimpo, insomma, quindi vabbè, li disturbo. Allora io vorrei comporre Cornutone di Squadra. Chapeau! Standing ovation del pubblico qui a Radio Magari. No, vabbè, ma non ce l'avevamo detto amici, canzoni di amici. Beh, quindi no, per me sono come amici. Abbiamo condiviso un sacco di cafonate. Secondo me sì. Devo dire Federico Salvatore, io. No. Non avrei potuto scrivere tutta la sua discografia. No, io è il mio conterraneo. No, a me degli amici mi piace. Vabbè, non basta il mare, che vorrei suonare. Cioè, esatto, quella di Iena. Iena di Iena. Poi ti dico una di Tartaglia, che mi piace Schizofrenia. E una di Tommaso, diciamo, di Tommaso... quella non mai pubblicata. È come Dante e Beatrice. Niente, io invece a volte mi passa in mente di dire, ma se avessi scritto io una canzone del Roberto Ormanni. No, però a parte di scherzo, perché ci sono alcuni dal punto di vista dei testi, no, che mi sarebbe piaciuto saper scrivere alcune cose. E poi, se posto, Gioia di Tommaso Primo, ragazzi, chi non l'ha ascoltato Gioia di Tommaso Primo, Tommaso, 10 euro, grazie. Tommaso, io, se mi stai ascoltando, avevi promesso che saresti venuto qui. Ma lui è impegnatissimo. Lui. Circa 8 mesi fa. Tommaso, Tommaso, è pure pubblicità. Dai, ti ricordi quella mattina che ti eri appena svegliato e ti ho chiamato? Che poi dovevi chiamare un'altra persona, hai sbagliato il numero e hai chiamato a me. Ti ricordi? Tommaso, ormai sei incatenato. Devi venire per forza. Ma non ci conosciamo, che figura in mezzo. Prossima domanda. Vai. L'esperienza più bella che avete vissuto insieme con questo progetto? Guarda, per me una delle più divertenti che mi viene subito in mente a impatto è la nostra trasferta a Roma. Ho capito questa risposta. Siamo talmente sinergici. Non ha nessun godezza. Ma noi tre serate abbiamo fatto una a Roma, una a Napoli, è normale. È Radio Baiano. No, vabbè, fu una trasferta bella. Suonammo al. Come si chiamava il locale? Era sul Lo Zoo Bar, che è un bel locale.
era all'interno di un festival che è l'Emergenza Festival, che sostanzialmente, vabbè, per una serie di cose noi eravamo partecipanti al concorso a Napoli, però ci invitarono a suonare lì a Roma per una trasferta e andammo in paranza e quindi condividemmo, al di là del viaggio, la casa, le cose in contorno, e fu una bella serata, però anche a livello musicale sul palco. E poi, apro chiudo parentesi, lì ci fu una clac di gente pazza, il pubblico che venne da Napoli, folli, io li amo, dal primo all'ultimo. Comunque sì, il trasferto a Roma per me è il primo ricordo che... Io passo a loro, perché io sono andato pochissimo. No, è che dico, la serata... A casa tua. Sera, sì. Quella volta che abbiamo provato a casa tua e ci siamo ubriacati come pazzi. Con quale? L'ultima, in ordine di tempo. Avevano detto che non bevevano. No, non ci drogavamo. Noi ci siamo. Noi non siamo ubriacati con il... Con l'ace. Con l'ace. Con Avevi sentito di loro? Stanno decidendo, ragazzi. Io devo decidere, vai un attimo. No, vabbè, chiaramente pure per me, Roma. Ma perché poi alla fine il bello di quando si suona insieme non è tanto poi il tempo che si sta sul palco, ma se uno poi ci pensa è stato bello per il viaggio, la cosa, cioè, e stare insieme, la trasferta, il modo di andare fuori per poi suonare una cosa che tua, è stato dei bei momenti. E poi apro e chiudo parentesi, non solo nei nostri progetti, ma anche dal punto di vista umano, ci siamo fatti un sacco di concerti insieme. Come gruppo, tutti insieme. Bravo, gruppo. Infatti per me non è come dice lui, per me quando siamo andati a vedere Bruce Springsteen a Napoli. Stavamo in prima fila. C'è video. Come doveva starci domenico qua? Anche il mio conduttore di Metrolog. Springsteen è andato a vedere. Sì, ma l'abbiamo toccato. Il culo di Springsteen. Per 80 euro si doveva fare anche il toccato. Sei stato molto gentile. Prossima domanda. Mi sto sudando tantissimo con questa domanda, sai? No, ma per il condizionale dove? Ma non vedi come sono tranquillo. No, allora è per il caldo. No, poi c'è il livello 1 comunque di ansia, poi ci sta quello 10. Bravo, okay. Vedi come ha capito? Quindi siamo a livello 3. No, questo è proprio ancora... livello 0. Livello 0. Preparazione psicologica. Psicologica. No, è amuricatino. Non ne esci. Il complimento più bello che vi hanno fatto, sempre come gruppo, e invece la critica più severa. La critica più severa che mi hanno rivolto spesso e che mi ha sempre non fatto ridere, perché sembra che non accolgo le critiche, anzi le guardo sempre con molto interesse. Però una cosa che mi dicono poi spesso è tipo, quella canzone è proprio bellissima, mi emoziona tantissimo, è un po' troppo lunga, no? Scusa, io dico la mia risposta sempre a questa, cioè, è il tempo che ci vuole, una canzone dura un minuto, un'altra dura sei, scusami, che vuoi? Il pregio, il complimento invece più bello forse semplicemente quando mi... dopo una canzone particolare, anche quando sono semplicemente una canzone, mi dicono, lì mi sono davvero emozionato, è sempre un effetto strano, non mi ci abito comunque. Io mi ero ricordato il difetto, però me lo sono queste parole. mi sono fermato ad ascoltare, non stavo pensando a quello che dovevo dire. Quindi passo il turno e poi ritorniamo, però perché mi riverrà in mente. No, allora a me forse la critica che diciamo a volte è la famosa, che poi critica mi fa sempre Marco, fai troppe note. E che forse è vero, E il complimento a me in realtà è uno abbastanza ricorrente, perché si è creata praticamente tra, diciamo, un po' stusanza tra le tra le ragazze in pubblico di dirmi, capito, belle cose e lanciare il reggiseno, no? Allora è sempre lo stesso complimento torno ogni concerto, no? E quindi fa piacere, c'è solo la sorella che gli lancia il reggiseno. Avvertiamo i sentiti spettatori che sono racconti fittizi fruttori. No, vabbè, ma perché ma non lo dico per continuare. No, ma infatti chi vuole chiaramente mettersi sulle orme? Roberto vende reggiseni. Ma io mi sono ricordato un difetto, sempre riguardo abbigliamento. No, una volta mi hanno lanciato delle mutande. No, è vero. Maschili, sporche. Maschili, fai passi avanti. Maschili e sporche. No, che mi si rinfaccia da questi.
che io mi vesto come uno zingaro ai concerti, quindi oggi mi sono messo la camicia anche sul consiglio di mamma, soprattutto. Ho detto no, devi andare alla radio, ciao mamma. Andare alla radio, mettiti la camicia, e mi sono messo la camicia. Brava mamma. Ti sei vestito bene in un posto in cui non è vero, perché gli ascoltatori possono guardare la nostra webcam e si vede benissimo questa camicia azzurra regalata da mia zia, se può interessare. Ciao zia. Non ci conoscete, quello vestito bene è quella che sta parlando. No, bene, no, è successo. Avevo letto uno. Mi è venuto l'infarto. È un delirio. È venuto l'infarto. Ti hai fatto tremare anche a me. Tutto a posto? No, 0-0. Siamo all'ottavo. Però non cambiate frequenza. Frequenza? Non c'è sito. Sito. Quindi vogliamo fare una pausa? No, siamo ancora 0-0. Ok. Stavo dicendo lui. L'ultimo. Ah, no, la critica è la cosa. No, la critica forse è che ci vanno spesso, non so se è una critica, forse la dovremmo tenere in considerazione, che uno fa un pezzo, fa, ah sì, bello, ma questo mi sembra quello là dei, eccetera, eccetera. Bello, però questo sembra quello là e... Che razza, ma quanti sono le note? Sono 7, come si dice? Sono 7. No, che sono 7, chi vuole se le fotte. Poi è chiaro che... Così si diceva. No, invece quello più bello è, una volta suonavamo a Piazza degli Artisti, non mi ricordo perché... E praticamente c'era un signore che stava ascoltando, scendiamo dal palco, mi prese, ragazzi bravissimi, mi avete fatto emozionare, mi abbracciassero, non lo conoscevo, però cioè, poi si faceva uno schifo, però era bello, era un pedofilo, ho più il cellulare, però. sempre per la lista, apro chiudo parentesi, per la lista di complimenti venuti da gente che uno non si aspetta, una volta venimmo un concerto che era una rassegna, quindi erano vari gruppi, una persona mi si avvicinò, ragazzi mi avete emozionato tantissimo, le vostre canzoni, poi parlate benissimo l'inglese, guarda che io canto in italiano, penso abbiano sbagliato il gruppo, era lì sei, gente che non ti aspetti. In metro. Forse prima di fare una pausa, un'ultima domandina, invece la cosa più divertente che vi è successa, un aneddoto proprio divertente. Posso partire perché ce l'avevo accorto. No, ecco, andiamo a suonare a Portici al Fabric Coster, non so se lo conosci. Allora ragazzi, fine concerto. Che se deve rapigliare, no? No, non arrivano le frequenze. Fine concerto, comunque stavamo facendo un po' di post concerto, no, con le chitarre, c'era un po' di ragazzi, un po' di casini. Erano le due e mezza, però, cioè, capito, noi giovani, cioè, Fabri, Coster, no, Stella, gioventù. Comunque alla fine arriva questo qua, il guardiano. Che era un musicista, no? Era un musicista, abbiamo suonato anche un po' assieme. Abbiamo fatto un blues assieme, eccetera. Disse, ragazzi, mo dobbiamo poi finire, perché sennò io vado nei guai. L'altra sera mi è capitato che c'era un gruppo di tedeschi tutti ubriachi, così, con le bottiglie. Mi andai vicino a loro e dissi, mo basta, e cacciai una pistola. A quel punto noi siamo spaventati, cioè non era più divertente. Ma come la pistola? Capì che era, aveva detto una cazzata, disse, no, ma non è una pistola, era più una mazza. Ma come una mazza? Ma come una mazza? Vabbè, diciamo che mi sono avvicinato e li ho portati via. Ma questa è venuta questa, però c'è bello pure di suonare in giro, che trovi dei personaggi allucinanti. Cioè, no, c'è una mazza. Pistola e mazze sono, tutti sappiamo che sono uguali. E da qui è nata la nostra storia. Sì, che poi ogni storia divertente prende con sé un tormentone. Quindi per esempio una volta suonammo nella metropolitana di Scampia, all'interno di una rassegna in cui ci avevano convogliato, perché appunto avevano cercato di creare un punto di cultura, un punto di musica in luoghi solitamente morti, diciamo così, o semplicemente di passaggio in cui la gente non si sofferma, e quindi noi ci mandarono alla metropolitana di Scampia e facevamo appunto le nostre paio d'ore di suonata per i passeggeri, per i pendolari che andavano avanti e indietro. Mentre stavamo smontando, si avvicina questo signore che è ancora per me un genio, che era uno di quelli che vendono i calzini, no? Vanno a via, ma stava pigliando la metropolitana per andare a lavorare, sono sempre a vendere i calzini.
e il cliente si avvicina, vedi gli strumenti, oh, aggiù, e il capurì suonava una volta, ah, cosa suonava? Io suonavo la chitarra, quando facevo militare suonava la chitarra, ah, bellissimo, e qui, allora chiaramente noi ricacciamo gli strumenti, diciamo, suoniamo qualcosa, suoniamo qualcosa. Anche perché il trucco è sempre invogliare, certo. Cioè, devi sempre no, dare per noi, secondo me la genialità sta nei posti, nel senso che uno non si aspetta, quindi bisogna stimolarla questa genialità. Quindi chiaramente questo signore iniziò a prenderci in simpatia, iniziamo a suonare, a cantare e dicendo cosa si suona, cosa non si suona. E allora lui iniziò a fare, no, io della mia canzone preferita era quella là di Frank Sinatra. Frank Sinatra. E poi quella che faceva, e lì poi iniziò a prendere le chitarre e iniziò questa frase. And now the sweat is flow, it's when it flowing. Per dirti che la potesso fare. La voce la tengo, la potesso fare. Ma questo veramente era un fenomeno, Questo lo cantava da Dio, un cantante lirico proprio a livelli pazzeschi. Un'altra no? lingua, vero? Allora, cantava da solo che non sapeva l'inglese. Ma l'inglese che canti? Si sa essere lì, no? Bello, no, comunque ce ne stanno. Altri aneddoti da quelle parti? Cioè, ma in mente aneddoti? Ah, un'altra, io. Sì, la famosa spinotta della batteria. Cioè, questa per chi suona lo sa, che la batteria è l'unico forse, cioè, a parte gli strumenti, chiaramente come la tromba, eccetera, che vanno amplificati con dei microfoni, ma non porta il jack, diciamo, che tu vuoi suonare, no? Questo andammo a un. Non è sede elettrica. Esatto. La batteria di non era elettrica, la batteria normale, quella non porta spinotti, non si attacca lo spinotto. Andammo a prenderci una cosa da bere al Largo Giusto, c'era un bar là appena aperto, vedeva casino, l'ho detto in capo ai ragazzi del posto, come facciamo musica live, così attiriamo gente. Benissimo, entriamo noi con gli strumenti, questi fanno musica live, ma gli chiediamo di suonare qua dentro. Era cioè un kebab bar, cioè nel senso bene, ma vabbè, guaggiù, ma voi volete venire a suonare domani, così ho detto sì, ma che no, invece dove ci attacchiamo? Tu costruisci una batteria e allora ma ci mettiamo un bello spinotto attaccammo un coppa all'impianto porta il cassero computer attacca la batteria sull'impianto dello e questa è la famosa batteria con lo spinotto. Infatti chiaramente tra di noi quando io sono piano si sì, attacco spinotto per far dire che alziamo il volume di maniche, diciamo. Prima di tornare di ascoltare finalmente qualcosa dal vivo, ci ascoltiamo un altro pezzo di Roberto Ormanni Quartet e mandiamo Status Quo. Noi torniamo fra poco, intanto guardiamo la partita. Però stai calma. Va bene. Paese che non sanno qual è più il loro nome, qualche non mi sono fatto di una guerra senza onore né ragione. Tutto ciò che gli hanno detto che era le stato andate e combattete, e non fate mai domande e non cercate risposte, questo è quello che ora siete. Pelo, indosso al prossimo, in base a un ordine bestiale e illogico, rischio la vita e mi spengo senza lo status. Comandanti che comandano con furia uno scontro di ignoranza. Un governo democratico ha annunciato lo stato di guerra a oltranza. E questi figli della patria senza casa non sono stati intrappolati. Armati, educati, addestrati, guidati dalla pace, ripudiati. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh.
qualità e la rovina di quieta assurdità. Ma dimmi come può l'uomo, non so, sparare a bruciapelo, indosso al prossimo, in base a un ordine bestiale e illogico, rischio la vita e mi spengo senza lo stato. Perché i ragazzi, non è la risposta esatta, perché i ragazzi ci devono suonare qualcosa. Che cosa? Facciamo un pezzo che si chiama American Youth. Born in the USA. Yeah. Facciamo un pezzo, Cornutone. Facciamo un pezzo che si chiama Facciamo un pezzo che si chiama Fuori non piove. Pensaci bene fra parentesi. Sottolineo questa cosa perché con la CIA ci sono un sacco di problemi quando ci stanno parentesi così. Sì, è una cosa, non mi intuzzoliare perché. Siamo pronti, non vi preoccupate. Sopra un mondo di carta, una voce che guarda, prepara una trappola, musica vecchia che risuona in silenzio, di giorno gli effetti di un sogno interrotto, in guardia al vento resta un figlio cambiato, lontano nel buio, un treno affischiato, un uomo solo sta giocando coi versi, c'è qualcuno che ride e grida. Pensaci bene a raccontare i nostri ricordi, pensaci bene. Visto che fuori non piove. Il giorno mentre il cuore soffriva,
l'artista piangeva sotto un cipresso in attesa. Tragedie doppie sempre senza soccorso, un geranio strappato con l'ombra di un rimorso. Di fronte al tempo una giornata sfuggente, la guerra comprende la verità del niente. Un vecchio Dio ha tante cose da dire, ma i resti mortali lo pregano. Pensaci bene, pensaci bene a raccontare i nostri ricordi, pensaci bene. Visto che fuori non piove, piano. Che bravi, commenti a caldo, caldo, aspetti, aiuto, non riesco a alzare. E questo è un bel commento. Aia, profondo, no, nel senso che sei stato, mi sono incremata le mani, c'ho la crema sul tatuaggio, nel senso... Guarda qua. Ho anche sudore questo. commento. Per me sono proprio bravi, bravissimi. Bravi, ma per me. Ma perché sono pure volte che tu dici no, per me sono un po' una merda. No, ci sono volte in cui non dico niente. No, io invece lo dico a tutti che sono bravi. Ma in questo ragazzi, in questo caso è vero, dai. No, in questo caso lo dici anche spesso. Lui già mi ha capito. No, io devo dire la verità, quando non mi piace o faccio solo così. Si sente proprio dal ritmo delle mani, proprio così, tanto adesso tutti farlo. I gruppi a cui hai fatto così ti stanno perseguendo davanti a prendere. Però non urlo quando è finito il pezzo, queste cose qui. Quindi sappiate, se siete venuti da me e ho fatto questo che vi ho detto, potete mandarmi a quel paese. Potete rileggere tutte le vostre interviste, riascoltarle e vedere. Francesca è stata sincera. Ricordiamo, sono tutte su YouTube. Cercate il canale di Radio Baiano e bestemmiate come possiamo fare. Francesca Colucci su Facebook. E non è possibile perché i video su YouTube, la parte degli applausi è tagliata. Quindi dovete risentire l'intera puntata per capire. Che si trova dove? Sempre sul canale YouTube di Radio Baiano, alla playlist Indifferenti. Mi voglio male. Comunque mi sono piaciuti, ragazzi. Devo dire la verità, per non essere come nella scorsa puntata, non essere il mio genere predominante, cioè comunque è vero che trasmettete qualcosa, riuscite a trasmettere qualcosa nonostante io non sia predisposto ad acquisire questo tipo di musica, questo tipo di genere musicale, se le vogliamo etichettare così. Però siete riusciti a oltrepassare la barriera, ragazzi. E fai una domanda. Però ci riparla di sto genere, scusa. Sono la maglietta di Ligabue inganna. Sono un fottuto metallano. Ligabue lo indosso soltanto perché era l'unica maglietta disponibile pulita. Due, perché è un ricordo e non l'ho ancora buttata, mi ricorda la mia ex ragazza. Infatti, salutiamo. Ciao Claudia, comunque tu sia drogabile. Salutiamo la nostra Basagne preferita. Allora, facciamo una domanda. Carlo, mi sto chiamando Claudio. Non sono capace. Allora la faccio io. Quanto conta per i Roberto Ormanni Quartet sperimentare? Cazzo, che domanda interessante. Diciamo che... si potrebbe rispondere su una doppia linea, che è effettivamente quella linea del canto corato, che è la linea musicale, secondo me la linea lirica, diciamo, del testo,
poetica, diciamo così. Perché secondo me in entrambi si può sperimentare e non è detto che una escluda l'altra, o comunque non si possa operare su due binari differenti, secondo me. Diciamo che per quanto riguarda la sperimentazione della parola, negli anni io ho giocato un po' con la parola, con la scrittura, con la penna. Questa stessa canzone che abbiamo suonato adesso in realtà la considero anche un po' un gioco, perché è formata tutte le gran parte dei versi, delle due strofe, anche del ritornello, sono formate attraverso un rifacimento, una riscrittura dei titoli delle novelle di Pirandello. Adesso qua voi direte: ah no, ce l'ha fatto una palla, letterato, schifoso. Ne ha fatto novelle per un anno. Ha fatto 365 novelle. Le parole quante sono? 6. Sei. anche le parole. No, e quindi no, nel senso che per esempio ci stanno dei modi in cui uno può per esempio sperimentare e giocare con la parola. A livello musicale, non lo so, forse noi non... Siamo un po' scarsi. No, nel senso che ci muoviamo nei binari, sì, effettivamente, sicuramente binari abbastanza classici della tradizione, se vogliamo, canto parlato italiano, meno che sia il songwriting, quello americano, inglese. Però se posso, no, è un discorso che prevede un però, e quindi... No, io quando vedo in difficoltà, comunque niente, no, sì. Però pure noi secondo me abbiamo sperimentato dal punto di vista musicale, perché noi questo quartetto si è formato in origine con un nostro amico ragazzo che suonava il basso, quindi eravamo classico proprio quartetto rock. Quando lui ha lasciato il gruppo eccetera, noi ci siamo dovuti per forza adeguare a nuove sonorità, quindi ci siamo spostati più sul folk. Per esempio io le spazzole non le avevo mai prese in mano, infatti dovere casa tutta sporca iniziava a pulire subito, sì, e quindi che anche non volendo siamo stati costretti, però anche questo secondo me fa parte della formazione che abbiamo avuto. Sì, anzi, sì. A livello musicale mi sento di difenderci, perché si sono reinventati bene facendo scelte non scontate, invece ma tu con chi su? Vabbè, vado a guardare una partita. Chi ha porto a dato il nuovo ingresso? No, noi diciamolo. Adesso spezziamo la lancia, esatto. Quello che fa sempre le critiche. Infatti, lui che è quello che critica sempre. Roberto invece un apporto di sostanza. Di stazza proprio. Sostanza di. Ah, non di sostanza. Positivo la sostanza? No, sicuramente è positivo. Ha dato quella cosa che ci mancava, che stavamo cercando, però non sapevamo cos'era, E cos'era? Il quid. Quel quid. Come al fa? Che non ha. E quindi niente, Enrico, secondo me è stata una cosa... Chiaramente belle cose secondo me succedono sempre un po' per caso, no? Anche perché loro si sono incontrati all'università, poi chiaramente non è che appena di incontriccia sono la tromba, suoniamo insieme, ciao. No, chiaramente. Oppure ciao tromba. La tromba. Per me poi dà quel calore in più. Secondo me è anche un po' elegante. C'è la camicia. È vero. Elegante nel suonare. Guarda come ti ho combinato. Guarda che complimento che ti ha fatto. Un po' di lamenti. Come ti tratta benissimo. Io mi trovo bene. No, ma a parte scherzi, io. Quante partite del Napoli hai perso da quando stai? Perlomeno 3. Non era mai successo. A parte scherzi, io. La tromba è uno strumento che per fortuna ce ne siamo pochi, e a Napoli soprattutto, quindi se qualcuno in giro cerca un trombettista, no, non mi sto facendo, però nel senso generalmente c'è una buona probabilità, siamo un 60% di probabilità che venga da me, e quindi uno alla fine poi si deve dire sì, tu no, e io generalmente suonando jazz formazioni rock o comunque di questo tipo non mi interessavano, invece con loro faccio una differenza perché mi piace, perché sto bene, mi sento a mio agio e mi diverto.
sta. Ti hanno pagato per dire queste cose. No, l'ho pagato per dopo, dopo ripiamo la dose. Allora, ragazzi, ti do un momento. Avete detto che forse musicalmente non siete, non sperimentate chissà quando, non siete chissà quando eccelsi, però secondo me non c'è bisogno di fare la sperimentazione, di fare chissà che cosa a livello musicale. L'importante è riuscire a trovare un proprio sound che sia vostro e personale e riuscire ad esprimere quello che volete. Voi secondo me ci riuscite benissimo ad esprimere quello che volete esprimere, senza bisogno di sperimentazione, senza bisogno di tecnicismi estremi. L'importante è trasmettere all'ascoltatore, al fruitore finale della musica, quello che l'artista vuole trasmettere. E voi per me in questo siete bravissimi. Grazie. No, è importante, infatti è un discorso molto interessante in realtà, appunto, perché sì, sperimentazione è una parola molto difficile da catalogare, appunto, nel senso che io per esempio nella mia discografia, nei miei ascolti che amo molto, anche se vogliamo, ci sono per esempio anche gruppi, non so, tipo Blue Vertigo, per dire, cioè nel senso che io per me considero la pena di Morgan, cioè Morgan Cantatore lo considero veramente veramente una grande penna degli ultimi anni in Italia. È chiaro che appunto ci sono poi tante sfaccettature di considerare la sperimentazione, quindi questo sì, è vero. E no, figurati, io mi ci affondo perché appunto non voglio poi. Bisogna sempre guardare. Parliamo basso, un po' di influenze, visto che alla fine siete in quattro, quindi avrete comunque gusti diversi. Quali sono le influenze che vi hanno accompagnato durante questo lavoro, questo progetto singolarmente? Ecco, inizio sempre io oppure. Certo, ma abbiamo anche per voi avete pensato. La percezione per lui è un po' avete capito. Come mi il nome, diciamo. È la pecora nera. Però noi più o meno come gusti, diciamo, ognuno poi ha un po' le sue cose, però essendo comunque cresciuti un po' tutti quanti assieme alla fine, dai. Gusti simili. Vabbè, alla fine è Bruce Springsteen, che è proprio. Beh, Bruce Springsteen sta nella sala. Non amare il boss. Lo fai io. Cioè a casa mia, Bruce, noi abbiamo l'altarino. E non è un modo di dire, veramente. Cioè, e infatti nei video, se voi andate su YouTube e vedete i video. No, per esempio, lì per esempio esatto, abbiamo giocato con questa cosa perché lì abbiamo appeso al muro come se le nostre influenze condivise. Quindi ha colto questa cosa e l'avevo anche rimossa io. Beh, effettivamente perché al muro ci sta Springsteen, De Gregori, Dalla, Di André, Dire Straits, che ci sta pure. Quando non l'abbiamo messo, abbiamo trovato nelle pure Beats. I Ramones, cioè nel senso che in realtà. Piro Daniele assolutamente, no, non ci mancherebbe. Nel senso che Edoardo Bennato, ma perché appunto il concetto è ci muoviamo chiaramente con bagagli che abbiamo condiviso tanto in realtà anche noi, nel senso che immagino pure noi che siamo cresciuti insieme, cioè ci vedevamo lì dopo scuola oppure per non fare compiti, che ne so, e ci mettiamo sul disco. Io ho sempre studiato. Lui ha sempre studiato. Però come direbbe il boss, no? Abbiamo imparato più da un disco di 3 minuti che da quello che ci hanno insegnato a scuola fra i banchi. Perché è così, cioè adesso abbiamo condiviso tanti ascolti anche della nostra crescita, quindi il nostro bagaglio e forse anche la nostra empatia quando siamo entrati in sala e sul palco è nata anche dal fatto che condividevamo tanti ascolti. Chiaramente ognuno di noi ha le sue influenze più forti e meno forti, nel senso che io sicuramente sono cresciuto a Pane e De Gregori, Roberto sicuramente avrà altre influenze, nel senso che per esempio, ne so, non voglio parlare per te, però immagino che tu e Pino Daniele, per dirti, abbiate un rapporto fortissimo. Solo che Pino Daniele non lo sapeva. Non l'ho mai saputo. Era uno stalker. Marco ha una ascendenza punk rock in realtà, no? Tu nasci come bassista, chitarrista, no? Sì, nasce come chitarrista. Poi si converte facendo cose punk. Sì, perché all'inizio credo che un po' per tutti il primo step quando si suona chiaramente copiare chi il punk è quello un po' più semplice. Il punk è quello più semplice, sono massimi 3 accordi, se ne fai 4 già sei in crisi, vai, gamma fa capo, vedi un attimo la scaletta. E poi quindi lo consiglio a chi non sa suonare assolutamente. Breve memoria, chi ha poca memoria. E chi ha poca memoria, e poi la cover band, chiaramente il primo gradino, no? Che si inizia per suonare. E poi chiaramente nella vita poi uno cresce, diciamo. Poi c'è chi resta, come dice Enrico. È bello perché resta nelle cover. Sì, c'è le tribute. Le tribute ancora meglio. Sì, possano morire dove sono. Parassiti. Ma possiamo aprire un discorso Carlo qua. Non mi stuzzicate perché sennò mi parte l'embolo. Fermo. Sulle tribute. Parte l'embola. Esci fuori. Non ci contagiare. Ormai è tardi, se non ci facciamo. Ma ho una domanda per Roberto, perché tu i testi li scrivi tu. Sì. Cos'è che ti ispira di più solitamente? Wow. Senz'altro a me ispira la
fare. Ma non tu, Roberto. Anche lui è Roberto. Lo so, però io ho specificato perché quello tu che scrive i testi. La mia ispirazione non si può dire adesso. Siamo in fascia protetta. Fascia protetta. È la vabbè, stessa, ma dillo, dillo la patata. È la stessa di le stesse che a me abbassi. Ciao, ti respirare. Abbiamo già capito. Qual è l'ispirazione per scrivere i testi? Diciamo che Prova a essere serio. Vabbè, con voi al mio fianco mi è sempre difficile perché poi mi sento ok, diciamo che mi sono sempre cresciuto con la convinzione che attraverso i testi cercavo in qualche modo di raccontare la realtà esterna più che la realtà interna, o meglio la realtà esterna filtrata dalle sensazioni interne. Questo è fondamentale. Diciamo che nella mia crescita, da che stavo al liceo, per esempio, ho collaborato con vari giornali quotidiani, ho lavorato come giornalista. L'ho sempre, facendo questo discorso, l'ho sempre portato a binari paralleli l'attività di scrittura di giornalistica e l'attività di scrittura di canzoni in musica. Perché se scrivendo sui giornali, scrivendo cronaca, qualcuno racconta la realtà necessariamente quanto più oggettiva possibile in qualche modo. L'insegnamento che uno dà è che non bisogna prendere posizione, no? In qualche modo. E invece fondamentale per me è sempre stato invece cercare di raccontare la realtà filtrandola non da cioè con le emozioni in qualche modo sono la parte in causa in questo caso. Nel gioco di parole. E quindi sì, quali sono le ispirazioni per le canzoni? Spesso sono semplicemente storie. Abbiamo scritto anni fa una canzone per Petro Birladeanu, che era un musicista di strada che venne ucciso a Napoli, vittima innocente di Camorra. Ho scritto la ballata della cultura che abbiamo sentito prima, che alla fine è la canzone che racconta un professore qualunque che lavora in qualche modo e resiste in un paese come l'Italia, che è un paese, ricordiamolo, che fino a qualche anno fa, e ancora oggi se vogliamo, chi sta al potere dice che con la cultura non si mangia, che con la Divina Commedia ci si può fare i panini e che cinema, teatro, musica e tutte queste cose qua sono hobby, passatempi. Sono storie della realtà, questo, presa diretta, questo sicuramente, è lì l'ispirazione più forte. Non c'è dubbio, su questo non ho dubbi. Come ci piace averli qua questi ragazzi? Sei una paraculo. non è vero. Io non dico mai queste cose. Raramente. Ah, quindi la settimana scorsa era solo un caso. No, perché l'altra volta. Sto scherzando. Dai. Guarda. Almeno io le cose me le preparo, non mi far dire niente. Sono rock, io me le devo preparare le cose, non mi rompere i coglioni. Comunque, facciamo una pausa perché io sto morendo di caldo qua dentro, fa un po' caldo, quindi facciamo una pausa e magari dopo torniamo con un altro pezzo live. Noi ci aggiorniamo con i risultati della partita e siamo mandiamo. Al 40esimo e 28 secondi e non si segna, e questo è grave. È grazie grave. Enrico da Porto Campo. E noi mandiamo quello che non siamo dire. Perché sei stato Roberto Paolo Ormanni? Ah, è quello il mio nome completo in realtà, però. Dei Roberto Ormanni Quartet. Noi torniamo qui su www.radiobaiano.it. Indifferenti, Carlo, puoi andare. Grazie. Prego. 1, 2, 3, 4. Padrone studia questa storia, i tuoi servi sono già partiti, la tua guerra adesso non scoppierà. Sulla frontiera c'è una nuova vita, e la sua voce chiama i sogni infranti, milioni di uomini cominciano a sperare. Primavera bussa silenziosa, il tempo è un fuoco che non riposa, l'inverno prima o poi finirà. Nessuna fuga, nessuna resa, c'è una stazione per ogni attesa,
troveremo un giorno il nostro posto nel mondo. Fame con le mani sporche, messi in ginocchio abbiamo visto il fondo. Siamo tornati a casa su questa strada bruciata. C'era una volta una terra promessa, adesso siamo soli ad ogni passo. Ogni treno è partito, in fondo chi ci è salito? Ricordi ancora quante vite a pezzi, quanti perdenti dentro questo inferno. Nessuna memoria ad occhi chiusi in una gabbia oscura, dentro la notte di un'apocalisse. Aspettiamo anche adesso il sole in questo universo. Senza nulla da avere, cerchi qualcosa in cui credere. Nato per perdere, lotti per vivere, e ancora provi a resistere, a prendere quel che c'è, quello che resta da amare. Qui dove dorme per sempre il nostro destino. Quando la rete stringe il cielo e il mare, solo un fantasma può salvare il vuoto. Fuori tempo da sempre, corriamo tutti per niente. Abbandonati dentro un brutto sogno, guardiamo bene il filo che è nascosto. Dritti fino al mattino, riprenderemo il cammino. Resisteremo anche al peggiore male. Oggi sappiamo solo l'essenziale. Quello che non siamo, quello che non vogliamo. Un, due, tre, qua! Siamo qui tornati, ho mosso io le manopole perché lo so fare, quindi potrei anche non avere bisogno di te, guarda. No, la prossima volta mi sto a casa. No, sto scherzando, dopo come li faccio i video, scusami. Allora, tu sei nell'angolino perché siamo al secondo pezzo live dei Roberto Ormani Quartet. Cosa ci fate ascoltare? Bravi! Questo è un applauso positivo. Allora è vero, è sincero, che in squadra non hanno reagito. Ma no, io starei attento all'applauso dopo, Cioè. Perché ormai ho detto i miei trucchi. Ah, è vero, Com'era così? È così. Senza neanche troppo entusiasmo per dire bravi, ragazzi. Sì, chiamiamo proprio il pronto soccorso, anche sai. Dai, Vai. Che pezzo facciamo? No, infatti stavo dicendo, vai, che pezzo facciamo? Ok, adesso mi giro verso loro e dico, no? Povero, ok. Il prossimo pezzo si chiama Povero Ricco. Una canzone che scrissi parecchio tempo fa. Che stasera ve la risuoniamo qui così, in maniera molto intima, no?
Vabbè, appunto, qua si gioca un po' con la contraddizione della lingua, no? Povertà e ricchezza. Chi è povero e chi è ricco? Quali sono le sfaccettature di queste due parole che portano dietro con sé storie ben più larghe, vai, senza troppi giri di parole. Conosco un povero ricco che tutto controlla, la vita però lo stesso lo affonda. Conosco un povero ricco di una giustizia un po' ideale, fatica tutto il giorno per un pezzo di pane. Conosco un ricco che è ricco e non conosce vergogna. Conosco un povero che è povero e conosce la fogna. Conosco un ricco che è ricco e non conosce vergogna. Conosco un povero che è povero e conosce la fogna. 1, 2, 3, 4. Piacere, sono Mike. Lavoro tutto il giorno, ho un'edicola, giornali e notizie dal mondo. La mattina mi alzo presto, mi alzo prima del sole. Mani sporche di inchiostro, nere come il carbone. Da 60 anni con la carta, che poi carta straccia. Fino padre del 40, ad alzare la baracca. A casa quattro teste da tirare avanti. Ma parlo degli eroi che non leggi nei romanzi. E mio figlio l'ho perso, uno scotto tra bande. Un proiettile vagante, e lui è caduto nel sangue. Era fuori dal giro, ma i bassi fondi sono questi. Puoi provarci quanto vuoi, ma poi in fondo ci resti. E mia moglie dal dolore l'ha seguito più tardi. E un giorno ti siedi e ti conti i traguardi. Non ho molto, una casa, ho ancora una vita. Un passo, un ricordo, ho ancora l'edicola. Oh. Povero ricco che detiene il potere, però nel letto piange tutte le sere. Conosco un povero ricco di sogni e di speranza, nonostante la vecchiaia ed il male che avanza. Conosco un ricco che è ricco, ma non è alla misura. Conosco un povero che è povero, ma non prova paura. Conosco un ricco che è ricco, ma non è alla misura. Conosco un povero che è povero, ma non prova paura. Sono Sir Thomas, sono di sangue reale. Sono meglio di voi, ma non prendetela male. C'è chi vince, c'è chi perde. C'è chi è rosso, c'è chi è verde. Ci sto io che sono diamante, dopo voi che siete merda. Ho 3 lire nella tasca, ho molto più di 1 milione. E non mi importa dove lo sento, chi sta in cassa integrazione. Ma non ho mai lavorato, che non ho avuto il bisogno. Ho sempre avuto di più, vivo una vita da sogno. Ho ritratti appesi al muro ed amo la tradizione. Ho un guardaroba lussuoso e a casa sono il padrone. Tutti intorno a me sono i miei burattini. Controllo tutto quanto, ho dovunque i miei fili. E allora sono il migliore, non ho bisogno di niente. A morte moralismi, sono io il più potente. Oh. Povero ricco che non conosce rispetto, conosce solo se stesso e cura solo l'aspetto. Conosco un povero ricco di bontà e carità, lo sa che sul fondo un giro non andrà. Conosco un ricco che è ricco, ma non ha la misura. Conosco un povero che è povero, ma non trova paura. Conosco un ricco che è ricco, ma non ha la misura. Conosco un povero che è povero, ma non trova paura. Conosco un povero che è povero
Però una chitarra ci crede nella vita e continua a suonarla. Assaggiato il veleno, la situazione è la stessa, ma dopo tutto ci crede nella terra promessa. Ma oh, questa cosa mi è piaciuta tantissimo. Guarda che combina quelli là fuori. Piano. Quanto entusiasmo. Tu che ne pensi? Lanciate panini. Lanciate panini, perché mi piace anche a me. A me si vedeva che piaceva, perché io qui ballicchiavo. No, è piaciuta anche a me. La faccia del bicarbonato di sodio. Per non dire cazzo. Ce lo dovevi dire, qui facile. Siamo un programma elegante. Raffinato. Raffinato. Siamo quasi giunti in chiusura. Quindi... Abbiamo da vedere il secondo tempo del tavolo. Progetti futuri. Progetti futuri. Allora, abbiamo a brevissimo termine, venerdì 22 maggio, abbiamo un concerto al Cellar Theory a Napoli. Segnatelo, perché Vico poi Acitillo 58 dal buon Luciano. E sarà un No, sarà un bel concerto, nel senso che saremo quartetto più contrabbasso. Abbiamo anche il contrabbasso per l'occasione. E presenteremo un concerto, uno show che si chiama, prende il titolo di Storie fuori tempo. Chi vuole sapere il significato, venga al Cellar il 22 maggio, ore 21:30. Venghino, signori, venghino. 21:30. 4 giugno, che stè, Napoli. 4 giugno, allora informo anche loro. 4 giugno, che stè, Napoli. Non lo so se c'è Gesù. Lui non sa se c'è. Vabbè, e poi noi sappiamo se ci siamo. Andiamo al contrabbasso. Enrico. No, poi vedremo in realtà. Considerate. Portet è un nome sulla bocca di tutti, come facciamo a essere 5 sul palco? No, contare. Fitto Enrico Lanzo. Sei addirittura un featuring. E sì, poi no, concerti estate, vediamo un attimo date come verranno. E vedremo. Wow, un disco. Un disco, sì, un disco vogliamo sicuramente entrare... buttare giù qualcosa entro la fine dell'anno, e questo è sempre loro. No, pure io volevo comprarmi un disco, infatti io volevo prendere un disco vuoto, sicuramente lo prenderò, nel senso che abbiamo dietro di noi, abbiamo una direzione artistica, nel senso due persone che ci sostengono da un sacco di anni e ci hanno diciamo proposto di entrare in studio da loro entro la fine dell'anno, che sono Simone De Felice e Oscar Montalbano della Jam Music Factory, che sostengono veramente da anni, e quindi in realtà ci supportano, forse più che supportano, ci supportano da anni, e più che altro no, speriamo di entrare in studio entro la fine dell'anno per partire qualcosa. Entro la fine dell'anno non ho detto quale numero, quindi apposta di notare bene questi sicuri. Noi vi sproniamo, quando vi metterete al lavoro, avrete il disco, voi tornerete subito qui. Qua, pure senza disco. Anche senza disco, infatti, non c'è un cazzo da fare. Qua. Ci facciamo quattro chiacchiere. Potete venire per esempio il 16, perché ricordiamo. No, dopo lo ricordiamo, lo ricordiamo dopo. Scusami, non sto zitta. Dove è possibile vedere tutte le vostre news, dove è possibile ascoltare le vostre canzoni? Allora, contact. Contact, i contacts
sono Facebook, Roberto Ormani Quartet, questo è l'applauso per Facebook. YouTube, questo è l'applauso per YouTube, Roberto Ormani Quartet. Sito web, no, non l'abbiamo ancora. C'è Instagram. Ah, abbiamo Instagram, che c'è il nostro batterista. Secondo che adesso... me bisogna cercare su Instagram Roberto Ormani Quartet. Non dovete, ragazzi. Ma siamo troppo scontati, dovevamo chiamarci... Roberto i suoi, che ne so. Luciano. Sono Facebook, YouTube, Instagram. E se volete un numero di telefono, 3875. Poi ci sono i miei contatti personali. Ci sono i miei contatti personali 3352116464. Ragazzi, dai 16 ai 64. Sei così coraggioso. Ai 64. Io risparmierei sui 15. La gallina vecchia fa buon bro. Ai 54. Anche se oggi già fa un miracolo. Però 64. Più mature e meno grezzi, diciamo. Ragazzi, state sforando. State sforando. Prima che tu faccia l'annuncio importante, ringraziamo questi bravi ragazzi, voi, bravissimi. Grazie. Per essere stati qua io. Ma pare che mi sta cazziando. Sembra anche a voi. No, perché io ti ringrazio, ma li devi ringraziare pure tu. Perché io sono contentissima che se non tornate. Mi sembra abbastanza. Ci sentiamo mo per l'anno prossimo, capito? Sì, cominciamo a piare appuntamento. Segniamo, dai, prendiamo le agende. Prendi. Io... A che sta la partita qua? Siamo a intervallo. Lui ci fa. Calma, adesso comunque, come giusto che sia, ringraziamo i ragazzi perché sono di una simpaticità. Non so se simpatici. Andate ad ascoltare su YouTube, non vi costa niente andare a vedere. Sono bravi. Ci sono questi video bellissimi. Ma soprattutto oltre ad andarli ad ascoltare su YouTube, andatele a alzate vedere il dal cazzo vivo. Di culo, andatele a vedere dal vivo. Chapeau, vengo pure io forse. I gruppi come noi sosteniamo vanno da sempre, supportati vanno, dal vivo, no, vanno supportati, concerti. Vanno visti dal vivo, perché per uno per supportare, per giudicare, deve vederli live, non puoi dire noi ho visto il video su YouTube non mi piace. No, forse è meglio che ci vedono il video. Fate così, vedete il video e poi andate ad ascoltare, o andate ad ascoltare e poi vedere il video. Beh, che è meglio al posto di andare a seguire una cazzo di serata di una tribute, oppure di andare in discoteca che non vi porta niente. No, peggio la tribute che la discoteca. Oddio, la tribute è la morte. Comunque grazie a Roberto Ormani. Grazie a voi, grazie a voi, grazie. E noi prima di chiudere ricordiamo che questo questo sabato 16 maggio più sti cazzi io casa libera. No, perché sarai qui a Baiano, nell'arena comunale, perché c'è tanta fregna qui soprattutto. Io morirò prima, sappiatelo, domani. Comunque, mi suicido. Questo sabato, durante tutta la giornata, però, solo il pomeriggio, primo pomeriggio fino alla sera. Alle 9 di mattina io sto qui, voglio ci sarà il nostro Spring Fest, ovvero terzo anniversario di Radio Baiano, in cui avremo un expo di arte, si esporranno i loro quadri dal primo pomeriggio fino alla sera, Laura Zoe, Alessandro Immobile Molano, Domenico Pastore, Francesca Pastore e Mariana Lubrino della Scordi Sempre, la ritrattista Mariana Lubrino, che a richiesta farà anche dei ritratti lì al momento. Tutto. E soprattutto la sera ci sarà il grande concerto Meglio di Woodstock. Ricordiamo però, aspetta, che poi sesso, droga e rock and roll, che poi mi contattano e mi dicono che non sponsorizziamo bene, perché durante l'expo, dalle 19.30 fino alle 21, quindi fino a poco prima del concerto, c'è una selection, una DJ selection, chiamiamola così. Chi? Di Cool Kid. Ah, Cool Kid, che non ci sarà, non è un DJ ma farà selezione musicale. Teniamo a precisare perché noi siamo contro i DJ. Per me è una razza che andrebbe abolita. Comunque, a parte questo piccolo excursus, è una parola positiva per qualcuno stasera. Roberto Manicone. Sono bravissimi. E io sono un grande pallista. E comunque non mi picchiare. Ricordiamo il 16, comunque la sera ci sarà questo grande concerto sesso, droga e rock and roll, Meglio di Woodstock. Jimi Hendrix si sta rivoltando nella tomba perché non può venirci. Ci saranno i Wizard, gli Alto F4, la Mansarda e i Treno Portano Qui. E dopo, diciamo, dopo l'esibizione si beve, si balla, ma ci sono pure noi cazzo.
Vengono pure i Black Bloc. È normale, Black Bloc. Dobbiamo distruggere Baiano, cazzo. Rompiamo il sonno questo. Perché se non radi al solo Baiano, cazzo, sei un coglione. Venite, dovete venire, altrimenti vi vengo a picchiare sotto casa. Vi rigo la macchina e vi buco le gomme. Siamo tremando. Baiano è bello. Sì, è un bel posto. No, Marco forse si trasferisce, aveva detto. È bellissimo, sembra di stare in Trentino. Cioè, quando siamo arrivati in quarantino. Detto questo, andiamo all'ultimo pezzo, annuncialo tu. E non lo so leggere. No, vabbè, annuncialo tu, che qua è appiccicato. Questa si chiama Don Chisciotte, è una canzone inedita, non sta su YouTube, non sta da nessuna parte, solo su Radio Baiano, quindi adesso... Madonna, e ci sarà un pezzo. Anteprima! Questa che già dovevamo lasciare. No, ma non me l'ha sentito, io non sono qua, quindi potete anche... allora... Pezzo molto acustico, però è per un buon augurio per tutti gli invincibili che resistono, ai mulini di vento. Noi mandiamo Don Quixote di Roberto Ormanni Quartet, che ringraziamo ancora una volta. Grazie per essere stati qua. Noi ci vediamo, a parte sabato 16, che se non venite veramente vi dico la macchina con le chiavi. Ci vediamo la settimana prossima. Noi non andremo in onda per tutta la settimana, non mi guardare male, però ci vedremo quindi l'altra settimana, non mi dite le date perché non... il 26, martedì 26 con Tonia Cestari, ok? Stai calma, c'è bisogno di... ore 20, www.radiobaiano.it con Tonia Cestari il 26. Detto questo, Don Quixote. Don Quixote. In fondo cerca solamente dei mulini da sconfiggere e da abbattere nei suoi giorni più cattivi. Così tornò più in fretta Don Chisciotte della Mancia, in soccorso degli amici e in compagnia di Sancho Panza. Riparare i torti ed assistere gli oppressi, e questo è il voto fuori tempo a cui noi ci siamo promessi. A volte è un trucco tutto quello che tu vedi, la realtà che ci circonda è molto più di quanto credi. Esiste il viaggio e non soltanto poi il traguardo, a volte conta solo andare, errare per amare e per amare e per amare. E tu, lettore di una terra senza ideali, vedi questa storia come un volo senza ali. Ma se si imparasse ad andare oltre il cielo, scopriremmo un regno meno serio e più sincero. Non esiste cavaliere senza dama né scudiero, non esiste verità che vada bene al mondo intero, al mondo intero, al mondo. Ho visto un giorno un sognatore battezzato perdente, dalla triste figura aveva un grillo in testa, la promessa di un castello, e in tasca niente, in tasca niente. Così Chisciotte non è morto ma è presente, in ogni volto povero, sfinito ma fidente. La storia è un gioco e siamo noi che stiamo giocando. La vita è un sogno e ne la stiamo già sognando, già sognando. Invincibile non è
colui che vince sempre, ma che anche se sconfitto resiste e non si arrende, e non si arrende, e non si arrende.